Miei cari figliuoli, ben ritrovati. Oggi è la 22ª puntata del nostro, spero avvincente per voi, ciclo di catechesi sull'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. È un insieme di catechesi che desumo dal mio libro, La Sinfonia dell'Agnello, commento al libro dell'Apocalisse, appunto, di San Giovanni Apostolo, edito dalle Edizioni Gamba 2021, che potete richiedere, è ancora disponibile qui a Radio Domina. E mentre vi annuncio che già alle stampe, e fra non molto uscirà, il libro sul Natale del Signore, eccolo qui, c'è un bellissimo frontespizio, una bellissima copertina che riprende il quadro di Raffaello, La Madonna del Velo, si è fatto carne, si intitola il libro, è un ciclo di catechesi, neanche tanto brevi come nel mio stile. Sulla nascita di Gesù, su quello avremo modo poi di soffermarci abbondantemente. Invece oggi noi entriamo, come ho abbondantemente anticipato da stamattina, nell'ultimo settenario. Vi ricordate che l'Apocalisse è organizzata intorno a tre settenari. Il settenario dei sigilli, l'agnello apre i sigilli e questi sigilli rivelano l'iniziativa di Dio nella storia umana, poi ci sono le sette trombe che abbiamo viste e ci mancano le sette coppe. Con le sette coppe siamo in presenza del dispiegamento finale dell'ira di Dio sul mondo. E naturalmente io questa sera non posso del tutto sviluppare il tema teologico assolutamente fondamentale per i nostri giorni di inutile misericordismo bergogliano, il tema dell'ira di Dio, del castigo di Dio, ma qualche cosa l'accennerò. Cioè c'è un castigo, un'ira di Dio per un amore ferito da parte di Dio. L'amore di Dio viene ferito e allora si manifesta con ira di fronte al dispiegamento del male. Arriva un giudizio sul male del mondo. Il male del mondo non resta impunito. Noi vediamo come questa articolazione del male nel corso della storia ha raggiunto talora vertici assolutamente impensabili. Pensiamo ai totalitarismi, le guerre, il male, la prevaricazione, il potere mondano, la sopraffazione, la violenza, le impalcature menzognere. È tutta un'azione di Satana che si manifesta, è l'azione dell'Anticristo. Soprattutto siamo poi in presenza della manifestazione della trilogia, vi ricordate, antidivina, la antitrinità divina che è costituita da Lucifero, il padre, l'anticristo, il figlio, la bestia che viene dal mare, e poi anche il falso profeta, cioè la bestia che viene dalla terra. E in questo dispiegamento finale, per cui il capitolo 13 veramente costituisce un passaggio cruciale, Dio pronuncia il suo giudizio. Il male non resta impunito. Su questo, figlioli cari, abbiatelo per certo, perché è una delle cose che ci sorregge nel combattimento della fede e che ci dà speranza. Il male verrà punito da Dio. I giusti saranno premiati e gli empi saranno destinati al castigo eterno. Questo è quello che insegna la Chiesa. Non c'è bergoglio o falsa Chiesa che tenga. Mi sono spiegato? I giusti verranno premiati per le loro sofferenze, gli empi andranno nel fuoco eterno, che è il regno appunto dell'antidivino, dove vanno tutti quelli che hanno coltivato e custodito in cuor loro l'antiprogramma satanico. Quindi questo è il tema del giudizio di Dio. Le sette coppe sono l'ultimo, potremmo dire, modo con cui Dio si fa presente in questa storia umana. E in questo capitolo, allora noi saltiamo questa sera il capitolo 15, che rilascio alla vostra lettura personale. Ecco perché vi raccomando di avere il mio libro, perché naturalmente tutto non si può dire in un ciclo di catechesi, poi potete approfondire nel mio libro. Invece andiamo al capitolo 16, che adesso passiamo a leggere, dove ci sono temi decisivi. Io in particolare ne vorrei sottolineare due capitoli secondo me decisivi. Anzitutto quello dei 3 giorni di buio, è qui che finalmente ne parlo in maniera esplicita, perché a mio avviso è una delle sette coppe dell'ira di Dio. Cioè, se uno volesse situare biblicamente
Il tema per niente peregrino, perché diciamo, è presente nei santi, molti santi hanno parlato dei 3 giorni di buio, ora lo vedremo. Lo possiamo collegare in una delle 7 coppe dell'ira di Dio. Biblicamente ha la sua collocazione, è un tema assolutamente legittimo perché collocabile, situabile sul piano biblico, come ora vedremo, con una delle 7 coppe. E però il tema che a me piace di più di questo capitolo 16 è quello di Armageddon. Armageddon è la pianura, come ora vedremo, dove si schiera un'ultima volta. È incredibile vedere quello. Ed è un insegnamento. Satana non si arrende, le ha prese, come vediamo dall'Apocalisse, perché voleva usurpare il trono di Dio ed è stato precipitato. Giusto? Voleva con l'anticristo sferrare l'attacco finale col caragma, il marchio della bestia, ed è intervenuta la donna vestita di sole e così via, e le ha prese. Sembrava finita. Capitolo 14, la volta scorsa, vi ricordate? Cioè lì abbiamo visto veramente la vittoria dell'agnello, e invece non si arrende. Un'ultima volta, per un'ultima volta, Lucifero, Satana, orchestra una replica. E allora voi vedete molto bene quanti state seguendo le catechesi dall'inizio, che siamo in presenza di un continuo contrasto, no? C'è una replica e un'antireplica, capito? C'è un'affermazione, c'è una risposta, una controrisposta, c'è un'offensiva satanica a cui corrisponde la controffensiva divina. Alla controffensiva divina corrisponde adesso la controffensiva satanica, significa prendere sul serio il combattimento contro il male, non così come oggi accade, purtroppo in maniera soft e leggera. Armageddon, come ora vedremo, è la pianura dove si schierano un'ultima volta i due eserciti, e qui ci può aiutare Sant'Ignazio di Loyola col tema, come sapete, negli esercizi spirituali della schieramento sotto lo stendardo della croce e dello schieramento sotto lo stendardo del mondo, ma forse ancora di più ci può aiutare San Luigi Maria Grignò da Montfort. Vi ricordate quando parla degli apostoli degli ultimi tempi, gli apostoli di Maria e gli accoliti di Satana per uno scontro finale? Lo scontro finale nella pianura di Armageddon. Su Armageddon, anche questo adesso vedremo, c'è una letteratura, ve vi assicuro, sconfinata. Io ci ho perso quasi il lume della ragione, vi assicuro, quando ho dovuto affrontare questo tema di Armageddon, perché ci sono film che si richiamano al tema di Armageddon, è un termine forse tra i più usati nell'Apocalisse, ma tra i più usati, ma tra i meno compresi. Allora leggiamo il testo, perché prima di tutto deve parlare il testo, che è ampio e avvincente, e Giovanni, se dopo il capitolo 13 ha lasciato un pochino calare l'attenzione, perché comunque compaiono i 144.000, eccetera, adesso di nuovo ci ridesta e ci mette in guardia. Ascoltiamo che cosa ci racconta. Udì poi una gran voce dal tempio che diceva ai 7 angeli, e il tempio è quello del capitolo 15 che noi saltiamo, andatevelo a leggere, leggetevi il commento del mio libro. Andate e versate sulla terra le 7 coppe dell'ira di Dio. È l'ultimo giudizio, dice von Balthasar, di Dio sulla storia del mondo. Quindi l'ultima parola ce l'ha in mano Dio. Questo è il messaggio. Ed è un messaggio importante per noi, oggi soprattutto, che noi vediamo una falsa chiesa che imbastisce con la complicità dei media una struttura di menzogna, un bergoglio che passa per papa e papa non è. Ma lo capite cosa significa questo? Che ricadute può avere uno che va a Cipro, in Grecia, accolto come papa e che papa non è? Non è il papa, cioè questo non esiste. Il mondo lo idolatra, ma lui non esiste come papa, non esiste Papa Francesco. E poi tutta la storia del mondo con la storia del virus e quelle cose lì. Allora, su questo mondo si manifesta il giudizio di Dio, le 7 coppe che creano un cortocircuito, ora lo vedremo, perché Satana imbastisce un'organizzazione pressoché lui ritiene perfetta, no? Della controreplica. E perché è una battaglia, la guerra è così è fatta, no? Ma di fronte a questo sistema ben organizzato, noi vedremo, interviene Dio con le 7 coppe e manda tutto in cortocircuito. Capito? Accadrà qualcosa che fa impazzire gli stessi, diciamo, oligarchi del male che organizzano l'ultimo assalto col nuovo ordine mondiale.
E adesso inizia la sequenza delle sette coppe. Vediamole. Partì il primo, sono gli angeli, vengono chiamati con un'espressione a mio avviso molto bella, se non fosse che esiste anche nelle carte con cui si gioca, gli angeli coppieri, no? È molto bella però l'espressione, gli angeli coppieri. E allora il primo angelo coppiere versò la sua coppa, perché sono coppe che vengono versate sulla terra. Versò la sua coppa sopra la terra, ecco la prima coppa è tremenda, attenti bene. Scoppiò una piaga, dice Giovanni, dolorosa e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. Ah, ecco quello che è l'anticristo e la propaganda del falso profeta proponevano come rimedio di salute e di salvezza, procura la morte. È incredibile. Incredibile questo. Sostiamo un momento. Il Karagma, il marchio, no? Era stato presentato come salvezza dell'umanità. Io non so che cosa possa essere. Può essere di tutto. Ma alla fine, nei tempi di Dio e coi tempi di Dio, quel Karagma si trasforma in ulcera mortale, piaga dolorosa e maligna. Dunque l'inganno, la menzogna. Attenti, bisogna che in questo tempo, fra le tre, io sempre insisto molto fra le tre caratteristiche, Iupomone, Sofia e Pistis, su che cosa insisto molto sempre? Sulla Iupomone, no? Però in effetti devo dire che probabilmente la Iupomone ha bisogno prima di tutto della Sofia, cioè la resistenza al male, a questa insistenza di far quello che a tutti i costi si deve fare, no? Contro tutti i diritti costi, vabbè, lasciamo perdere. È supportata se si ha sapienza. E dobbiamo chiedere questa luce a Dio. Adesso l'umanità, vi ricordate, gaudente, festosa, che pensava di essersi liberata dal male, è esattamente quel caragma, quel marchio, quel segno che l'anticristo ha imposto alle masse, che si traduce come prima coppa dell'ira di Dio in una piaga dolorosa e maligna. Dolorosa e maligna. Questa è la prima coppa. Ora, vorrei dirvi, la prima coppa fa ben capire una cosa, che è una piaga mondiale, globale. Come globale appariva la proposta salvifica, sanitaria, liberatrice, risolutrice della problema mondiale, questo è, allo stesso modo la replica del cielo è altrettanto globale, cioè tutti quelli, questo lo dice chiaramente il testo sacro, che si sono lasciati marchiare, ma proprio tutti, subiscono una piaga dolorosa e maligna. Allora occorre resistere per non, perché tutto lì si gioca. Se ci pensate bene, miei cari figlioli, la questione è abbastanza chiara, c'è bisogno che si espliciti, no? Tutto lì si gioca, il karagma. Hai capito? Tutta l'impostura anticristica si gioca su questo marchio che, come vi ho spiegato, ha intenzione di creare l'antiuomo, cioè come Dio crea Adamo, no? Che poi pecca col peccato originale, ma Dio ha in vista la redenzione. Satana, per sentirsi Dio, ha bisogno di creare anche lui il suo uomo e inocula un siero, inocula non so che cosa, qualcosa nel DNA umano che serve a marchiarlo in profondità come caragma, e gli uomini cominceranno a morire di lì in poi, subito ne morranno molti, va bene? Poi ognuno, non so cosa potete pensare, ma subito ne morranno molti. Naturalmente l'impostura mediatica, vi ricordate che l'anticristo ha i diademi, no? E uno dei diademi è il potere mediatico. Non si dovrà sapere che nel frattempo la gente marchiata con quello che viene presentato come simbolo di salvezza, in realtà dalla morte. Ma di lì a poco questo sarà un effetto domino, cioè alla fine cadranno gli uomini come birilli. Capite?
Si assisterà a una decimazione dell'umanità a causa del karagma, perché da Satana non può venire nulla di buono. Andiamo alla seconda coppa. Qui, come vedete, se noi abbiamo già chiaro e abbiamo contezza di ciò che sono state sono stati i sigilli, e poi abbiamo visto le sette trombe, adesso però le sette coppe, ma qui Giovanni si rivela dal punto di vista letterario un abilissimo narratore, cioè veramente, io l'ho sempre detto, lo ribadirò fino alla nausea, è il mio libro preferito, l'Apocalisse, penso si veda, ma c'è la storia del mondo, c'è tutto, tutti, dice von Balthasar, tutte le categorie bibliche, salvifiche, teologiche e cristiane si danno convegno in un solo libro come in nessun altro. Non so se siete d'accordo, io credo di sì. Tutte le categorie teologiche: redenzione, salvezza, castigo, ira, liberazione, scontro, battaglia e così via dicendo, si danno convegno in un unico libro che è il libro dell'Apocalisse. Ma andiamo alla seconda coppa. Il secondo angelo coppiere. Questi obbediscono a Dio, c'è un disegno di Dio che si va, come vedete, articolando come controreplica. E ancora siamo in quel contesto, se vi ricordate, ve lo dicevo martedì, della controffensiva divina. Però preparatevi perché Satana le piglia, ma non si arrende. Incredibile come ora vedremo. Le piglia, le sta pigliando. Il programma, l'antiprogramma gli sta andando male. Non fosse altro che la prima coppa, stavo scordando di dirlo, colpisce esattamente nel cuore. Capito? Non è che ci gira attorno, va direttamente alla questione, alla radice del problema. Qual era la radice del problema? Il marchio della bestia. Ma Satana non si arrenderà. Secondo coppiere, versò la sua coppa nel mare che diventò sangue come quello di un morto. Che immagine da brivido, il sangue di un morto, mamma mia, è qualcosa di tremendo, è livido il sangue di un morto, a parte che fa cattivo odore, è putrido, è fetido, non putrido, è fetido, ma poi soprattutto è scuro e si illividisce, non è il sangue vivo, è un'immagine, veramente Giovanni, bisogna dire la verità, su questo Ugo Vanni ha ragione, è un po' come si dice, fetish, come si dice? È un po' uno che secondo me fosse vissuto oggi sarebbe stato come Dario Argento. Drammatizzo un po', naturalmente, che l'immagine è veramente cruda, È un Dario Argento della rivelazione biblica. Perché veramente l'immagine è fortissima, E il mare diventa come il sangue di un morto, cioè diventa statico. Il mare non lo puoi immaginare statico, fermo. Avete idea del mare fermo? E poi il rosso, ma rosso come quello di un morto, e perì ogni essere vivente che si trovava nel mare. Qui non occorre che io vi dica che siamo in presenza, miei cari figlioli, siamo sempre in presenza di un background, che Giovanni tiene presente, che è quello delle 10 piaghe d'Egitto, l'Esodo. Cioè la proposta è questa, come c'è stato Dio che è intervenuto una prima volta nella storia salvifica, salvando gli ebrei dal faraone re d'Egitto con portenti gloriosi, una seconda volta, alla fine, Dio nuovamente interviene nella storia per salvare gli eletti dal potere del nuovo faraone che è l'anticristo. E quindi tornano come background, in maniera suggestiva, le 10 piaghe d'Egitto. Una delle piaghe, se vi ricordate, è il Nilo, il fiume Nilo che diventa tutto rosso. Il terzo. C'è una sequenza volutamente rapida delle coppe. Il terzo angelo coppiere versò la sua coppa, ancora una volta torna il tema delle acque, nei fiumi e nelle sorgenti delle acque e diventarono sangue. Come vedete, la seconda e la terza coppa non hanno molta differenza tra di loro, non c'è molta vivacità tra la seconda e la terza coppa. Come sangue di un morto diventa il mare, sangue diventano i fiumi e le sorgenti delle acque. Ma è un problema grosso però, perché se le sorgenti diventano inquinate, diventano sangue, dove andremo a prendere l'acqua per bere? E dunque la previsione, se vogliamo fare, sempre ve lo ricordo, che è possibile eseguire una lettura, diciamo, simbolica, che io prediligo, l'avrete capito, chi legge il mio libro lo sa, e però anche diciamo, interpretazione letterale, e quindi veramente un tempo in cui si soffrirà la sete, la siccità, che non è un tema poi così peregrino, perché sappiamo che la desertificazione, non solo in senso simbolico, come dicevo stamattina parlando della falsa chiesa, avanza.
ma anche in termini purtroppo diciamo planetari, globali, noi vediamo che la disponibilità dell'acqua da bere, no? È sempre più ridotta. È sempre più, la richiesta, il fabbisogno mondiale è imponente, siamo più di 7 miliardi di esseri umani, ma la disponibilità si va sempre più riducendo. Ci potrebbe essere un'interpretazione letterale, dondolino, ruotolo è sempre orientato verso l'interpretazione letterale, cioè Dio punirà con la sete, che è una cosa tremenda, una piaga, se ci pensate, tremenda, avere sete e non poter bere da nessuna parte, morire non di fame, ma morire disidratati perché non hai niente da bere. Sapete che se non mangi puoi campare un paio di giorni, se non bevi muori subito praticamente, perché noi siamo fatti di acqua per la maggior parte di acqua, poi alcuni ce l'hanno anche nel cervello. Ma l'angelo coppiere, il terzo, è quello che prende parola. Ma perché prende parola? O era un chiacchierone, oppure perché gli altri due stanno zitti, oppure il suo compito era di intervenire. Allora udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il santo, dikaios agios. Andate a chiedere agli ortodossi greci quando celebrano se questi due termini non sono continuamente presenti nella liturgia ortodossa. Dikaios, giusto, e soprattutto agios, no? Santo, il trisagion, no? Tre volte santo, poiché così hai giudicato. Qui c'è una inappellabilità del giudizio di Dio che è ritenuta giusta dai suoi santi, dai suoi eletti. Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti, ma qui non si capisce chi siano essi. Evidentemente c'è un riallacciamento narrativo alla trilogia demoniaca e se vi ricordate addirittura, questo per dirvi l'unitarietà del testo che è un capolavoro, ad Apocalisse 6, vi ricordate che il quinto, adesso mi pare o sesto, credo il quinto o sesto sigillo che si apre, sono i giusti, i santi martiri che stanno sotto l'altare e dicono fino a quando sovrano. Non ci darai vendetta, vi ricordate? E che cosa risponde Dio? Pazientate, pazientate. Diede loro una veste bianca e disse: pazientate finché non si completi il numero degli eletti, che è uno dei motivi che giustificano quello che noi pensiamo dilazione del tempo, cioè dobbiamo, Dio aspetta che il conteggio degli eletti sia completo. Tu hai dato loro sangue da bere, ne sono ben degni. Udì una voce che veniva dall'altare. Come vedete nella descrizione, diciamo, scenografica, o starei per dire persino cinematografica, di Giovanni o di chi per lui, compare sempre la dimensione liturgica. La liturgia fa proprio da pandà al racconto narrativo, alla narrazione del testo sacro, così diciamo anche ricco di colpi di scena. L'altare, sempre al centro l'altare. Sì, Signore, Dio onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi. Questo è uno stacco narrativo a cui Giovanni ci ha abituato, poi di nuovo riprendono le coppe. Siamo alla quarta. Il quarto angelo, l'angelo coppiere, versò la sua coppa sul sole. Sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. A che cosa possiamo pensare qui, ancora una volta? Interpretazione simbolica e interpretazione letterale. Interpretazione letterale, la minaccia atomica. Non se ne parla più. Ma non è che è scomparsa. Ci sono paesi nel mondo che dispongono di arsenali atomici. Basta cliccare un pulsante ed è fatta. E la minaccia atomica non è una cosa da niente. Si oscura il cielo, il fungo atomico e guardate come aggiunge l'Apocalisse. E gli uomini bruciarono, sembra di vedere Hiroshima e Nagasaki e dondolindo ruotolo effettivamente. Rinvia a quello. Gli uomini bruciarono per il terribile calore e attenti qui però, i catoecuntes, gli abitanti della terra, e bestemmiarono. Questo veramente a me, devo dire una cosa che ho
Ottengo nel cuore. Questo versetto, il versetto 9 del capitolo 6, mi ha sempre inquietato tanto, veramente fin da piccolo, devo dirvi, perché l'Apocalisse a me mi è sempre piaciuta. E il capitolo, Apocalisse 16,6 è uno di quei 16,9 è uno di quei versetti che mi inquieta moltissimo. Cioè, di fronte alla, già siamo alla quarta coppa, dopo che sono stati i sigilli e le trombe, adesso siamo quasi alla fine, c'è niente da fare. Non si convertono, bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli invece di ravvedersi per rendergli omaggio. Qui Giovanni dice c'è l'ostinazione, la chiusura del cuore, ma noi vediamo molto bene oggi quello, no? Dio ci sta mandando tanti segnali, molti, da Fatima in poi. Ma vediamo questa umanità che vive senza Dio, infischiandosene, che volentieri si lascia marchiare dalla bestia e che però quando poi, presto o tardi, scoprirà che è tutto un inganno, anziché ravvedersi, bestemmiano il nome di Dio. È tremenda questa cosa. È una umanità contro Dio. Il tempo dell'anticristo, il tempo finale, sarà il tempo dell'umanità contro Dio. Ma la sequenza delle coppe va avanti. Versetto 10. Il quinto coppiere versò la sua coppa sul trono della bestia. Ora l'attacco è diretto. Finora le prime quattro coppe sono state rivolte al creato e agli uomini, ma la quinta coppa è importante perché è rivolta direttamente alla bestia, all'anticristo. Cioè l'angelo versa questo. Adesso non abbiamo ancora detto che cosa versano questi angeli. Un liquido, ovviamente. Ma che liquido è? Che liquido è? Non è facile rispondere a questa domanda. Possiamo solo dire che rappresenta, evidentemente, con ogni chiarezza, rappresenta il giudizio di Dio, il castigo di Dio. Il quinto versò la sua coppa sul trono della bestia. E qui c'è il tema dei 3 giorni di buio. E il suo regno fa volte dalle tenebre. Ora, c'è un richiamo, evidentemente, ve l'ho detto, il background di Esodo con le 10 piaghe d'Egitto. Vi ricordate che una delle piaghe era l'ottenebramento dell'Egitto, cioè le tenebre scesero sul popolo egiziano e ci fu buio, non si vide più nulla. Quindi Giovanni sta ripercorrendo e riattualizzando le 10 piaghe d'Egitto per dire che Dio interviene, come è intervenuto allora contro il faraone, interviene ora contro l'anticristo. Però qui si può senz'altro collocare il tema dei 3 giorni di buio, come ora vedremo. E questo è un messaggio molto importante. Quando accadranno i 3 giorni di buio? Accadranno nel tempo della massima impostura dell'anticristo e nel tempo degli ultimi castighi di Dio. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore, ma le tenebre non dovrebbero procurare dolore. E allora c'è il tema del grande avvertimento, cioè vedete che tutto torna, torna tutto nell'Apocalisse. Lo sapete che si parla contestualmente dei 3 giorni di buio, naturalmente i modernisti per loro sono solo canzonette, come dice Bennato, no? Ma cantino pure come vogliono, Dio il suo disegno lo realizza. Contestualmente abbiamo i 3 giorni di buio e il tema del grande avvertimento. Che cosa sarà questo grande avvertimento? Per quel poco che sappiamo, perché molta è letteratura troppo, diciamo, poco affidabile, il grande avvertimento sarà un momento nel quale Dio illuminerà le coscienze di tutti gli uomini, che avranno così la possibilità di vedersi come si è realmente dinanzi a Dio. E però per moltissimi sarà un tormento. Si mordevano la lingua per il dolore, indica il rimorso. Quindi i 3 giorni di buio anticipano il grande avvertimento. Prima i 3 giorni di buio e poi il grande avvertimento. Oppure nei 3 giorni di buio lo stesso grande avvertimento, lo dice il testo sacro. Ma ancora una volta, incredibile l'ostinazione. L'antilogia si chiama così in greco, no? L'antilogia significa contestazione, no? Antilogos, cioè un verbo opposto, quindi l'opposizione. È l'opposizione, l'antilogia degli uomini della terra, dei catoicuntes, l'antilogia, bestemmiarono il Dio del cielo.
Allora non aspettatevi, lo dico a tutti quelli tra di voi che siete buoni, bravi e belli, che siccome si dice che ci sarà l'illuminazione delle coscienze, il grande avvertimento, i 3 giorni buio, allora mio marito, mio figlio, mia moglie, miei fratelli, mie sorelle, miei parenti, i condomini, questi e quell'altro si convertiranno. Bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei dolori e delle piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni. C'è questa antilogia in greco, questa opposizione netta di fronte a questi ultimi, perché, approdi, questi ultimi tentativi, perché poi notate che il background delle 10 piaghe, in realtà Giovanni lo ammorbidisce, nel senso che prova a far capire che comunque è una medicina amara, ma medicina è, cioè ha sempre di vista il bene, la salvezza, ma gli uomini bestemmiano Dio. Dio manda queste prime 5 coppe e l'umanità non si ravvede, non si ravvederà. Questo lo dice la Scrittura, quindi non fatevi, miei cari figlioli, false illusioni. Io su questo ormai ho le idee abbastanza chiare, sono pronto a tutto, vorrei che viveste come vivo io, in pronta disponibilità all'immolazione, col martirio dietro l'angolo sempre pronto, perché il tempo che viviamo è quello, l'umanità non si ravvederà, lo dice la Scrittura chiaramente. Gli eletti sì, ma gli eletti sono quelli segnati con lo straghisse che non portano il caragma. Ma il marchio fa la differenza. Quelli marchiati sono ormai proprietà del diavolo. Neanche i 3 giorni di buio e il grande avvertimento riescono a scuoterli. E adesso viene il sesto angelo coppiere, il sesto versetto 12: versò la sua coppa. Guardate questo versare, no? E dice von Balthasar che è un'immagine plastica per dire la simmetria tra il disegno di Dio e la sua attuazione nel mondo. Nulla impedisce a Dio di agire. Il sesto versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate. E le sue acque, torna il tema delle acque per la terza volta, no? E furono prosciugate. E qui adesso inizia un discorso tutto strano, veramente molto strano, vi assicuro particolarmente enigmatico, che prepara la questione di Armageddon. Furono prosciugate, cioè il fiume si prosciuga per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Chi sono questi re dell'Oriente? Si capirà fra un momento. Poi, dalla bocca del drago, ah, eccolo di nuovo qui, Satana. Notate, Dio sta sferrando il suo attacco finale, Satana non si arrende, gioca ancora le sue carte. Incredibile, incredibile come resiste. Dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta avevano agito insieme finora? No, diciamo si sono dati l'un l'altro aiuto, ma insieme finora non hanno agito. Qui vengono la trilogia antidivina, o se volete la trinità diabolica, l'antitrinità, si presenta con questa complicità comune per la prima volta. Infatti si dice il drago, la prima bestia e il falso profeta aprono la bocca e dalla loro bocca escono 3 spiriti immondi, simili a rane, le rane. Ora, dice il testo, sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare tutti i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. Che testo l'Apocalisse, però, mamma mia, è un testo che non fa dormire, eh? Non hai possibilità di prendere fiato. Dunque, sono le coppe. E allora Lucifero non si arrende, chiama a sé l'anticristo, e quindi l'anticristo non è ancora eliminato, vedremo che saranno eliminati fra qualche capitolo, spediti direttamente da Dio in inferno, direttamente, lo dice il testo sacro, l'anticristo viene gettato direttamente in inferno, ma qui ancora adesso non si arrendono, non sono morti, l'anticristo e il falso profeta stanno con Satana e vomitano 3 spiriti, scusate, simili a rane, e queste rane sono spiriti di demoni, che hanno il compito di radunare tutti i re della terra per uno scontro finale. Io ho provato naturalmente per voi a capirci un po' di più. Già nei padri della Chiesa, il riferimento alle rane,
Questi animali, se me lo permettete, so che si mangiano nel bolognese, quelle zone lì. Ho provato anche a mangiarla a un ristorante di Bologna, faceva rane bollite, fritte e arrosto, in provincia di Bologna. Ma non solo, quasi tutto il nord, in Veneto. Però le rane, già i padri della Chiesa dicevano che sono animali, dunque, viscidi. San Beda il Venerabile, San Cesario di Arles, Origene dicono che le rane stanno nella fanghiglia, stanno in mezzo al fango, ecco, e allora sono spiriti particolarmente abili. Io ho individuato in questi tre, in queste tre rane, per attualizzare il testo, lo trovate nel mio libro, le tre grandi derive eretiche del nostro tempo. Innanzitutto la più insidiosa, il neoarianesimo. Gesù Cristo non è Dio, è solo un grande profeta. Poi il neo-luteranesimo, Lutero non è più l'eresiarca che ha portato via dalla Chiesa Cattolica milioni di fedeli, ma uno spirito illuminato, un grande santo. E infine il neomodernismo, sostituire il Vangelo del mondo col Vangelo della croce. Sono tre rane. E loro hanno il compito di riunire della terra il nuovo ordine mondiale, perché l'obiettivo dell'Anticristo è il nuovo ordine mondiale. E poi qui c'è la frase del Kyrios. Mentre c'è, guardate che bello, perché è uno stacco narrativo che non c'entra niente. Cioè, si sta parlando in terza persona e si sta parlando di, a un certo punto, mentre ti raccontano la storia, ecco, io vengo, cioè, che c'entra? Non c'entra, ma chi sei? Mi capite? Ma da dove vieni? Scusa, stiamo leggendo il testo, ecco, io vengo, ma chi sei? Fammi leggere il testo. Ma è il Kyrios, capite? Che si intrufola. Una volta viene col cavallo bianco, una volta viene con la falce, vi ricordate? Un'altra volta in un modo. Ci sono varie immagini con cui il Kyrios, il Cristo risorto, che nei primi capitoli si impone, però di volta in volta poi si ripresenta per. E qui forse alcuni studiosi dicono che è l'incursione più inaspettata, almeno dal punto di vista narrativo, del Kyrios. È la più inaspettata, forse per questo è anche la più bella. Perché qui ora c'è l'organizzazione del nuovo ordine mondiale e sembra che veramente ti tolga il fiato, le rane, l'eresia, l'apostasia, i 3 giorni di buio, il grande avvertimento, l'umanità che va contro di Dio. Ecco, io vengo presto, come un ladro. Ma scusa, ma chi sei? Sono il Kyrios. Ah sì, ma guarda che hai interrotto la narrazione. Me lo posso permettere. Capito? Qua il protagonista sono io, dice il Kyrios. Ecco, io vengo come un ladro. Beato, guardate che meraviglia qui. Perché sembra che mentre stavamo leggendo, Giovanni si sia immedesimato in noi e abbia capito che qui un po' di fifuzza viene, un po' di fifa, e un po' di paura, un po' di scanto, come si dice dalle nostre parti, viene. Allora Giovanni probabilmente lo capisce, per cui impone questa inserzione, diciamo, imprevista. Ecco, io vengo come un ladro. Adesso guardate cosa dice il Kyrios, in un solo versetto che... Ci sono fiumi di beato. Siamo qui nel contesto di chi bestemmia, le rane, le guerre, queste. Questo è l'agire di Dio. Potete anche non accettarlo, non cambierà niente. Beato chi è vigilante. Beato chi è vigilante e conserva le sue vesti per non andar nudo e lasciar vedere le sue vergogne. Nella cultura classica greco-ellenistica, l'uomo non poteva star nudo, l'uomo completamente nudo perdeva ogni dignità, ecco, perdeva ogni dignità. E allora il Kyrios vuole dire questo: non perdete la vostra dignità, resistete, vigilate. E dopo che dice questo scompare, capito? Aspetta un momento, volevo dirti, il Signore fa così, Guardate che il Signore agisce così, Lui viene, meno che te l'aspetti, viene. E tu lo senti nel cuore, ti balza il cuore quando il Signore ti viene a visitare, vero? Noi facciamo l'esperienza, mamma mia, il cuore ti pulsa, diventi paonazzo, il sangue ti bolle dentro perché sta venendo il Signore che arriva meno che te l'aspetti. E quando è bello, che magari sei lì con Lui, che ti sta parlando, e gusti il cielo, se ne va che manco ti dice niente. Se n'è andato, ma come? E così è, ti vuole in battaglia, ti vuole in battaglia. E infatti il versetto successivo dice: e radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon.
Ecco, questa pianura non avremo il tempo di completare, ahimè, il sedicesimo capitolo, che come vedete è uno dei più intensi, penso, no? Non so se siete d'accordo, io lo assimilerei al capitolo 13, forse addirittura lo supera. Forse addirittura lo supera, almeno in termini di intensità narrativa. Ma non è finita, perché manca ancora una coppa, la settima. Che come siamo stati abituati a vedere, la settima è sempre quella decisiva, no? Ora aspetta, dice Don Dolino, scrive: adesso ci aspettiamo la fine del mondo, no? Che il settimo sigillo, c'è cioè il silenzio in cielo e poi si scatena quello che sappiamo. E poi invece la settima tromba, vi ricordate? La settima coppa è quella che adesso leggiamo, versetti 17 seguenti. Il settimo coppiere versò la sua coppa nell'aria, nell'aria. L'aria è importante, perché respiriamo noi. Se l'aria si appesta, no? È finita, si muore tempo niente, manco ce ne accorgiamo. Versò la sua coppa nell'aria, attenti qui, e uscì dal tempio, dalla parte del trono, quindi chi è che parla? Dio Padre. Una voce potente che diceva: è fatto. Mamma mia, questa parola tremenda. Ma gli esegeti lo capiscono, lo scrivono. Siamo in presenza di uno dei versetti più importanti di tutta, non solo l'Apocalisse, di tutta la storia della salvezza. È fatto. Il disegno si è realizzato. È fatto. Ne seguirono, vediamo cosa succede a questo compimento del castigo divino. Ne seguirono folgori, clamori e tuoni accompagnati da un grande terremoto. Dovete immaginare un terremoto globale in tutto il mondo, in tutto il pianeta, di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sopra la terra. E questa questione del terremoto, alcuni, per esempio lo stesso Don Dorindo Ruotolo, ma mi pare anche Don Divo Barsotti, se non ricordo male, ma leggete il mio libro, perché molte cose poi me le scordo anche io dopo averle scritte, dicono che si può pensare a un terremoto che sposti l'asse terrestre. Guardate, l'asse terrestre è decisivo. Se, e queste sono questioni che negli studi della NASA vengono approfondite, tant'è che notizia di qualche giorno fa che è stata lanciata una sonda nello spazio per andare a distruggere un meteorite che fra un paio d'anni dovrebbe precipitare sulla Terra. Allora questa sonda dovrebbe anticipare e dovrebbe prevenire questa cosa qui, perché va lì e spara questa energia che distrugge il meteorite prima che il meteorite arrivi sulla Terra. Ma se il meteorite arriva sulla Terra inaspettatamente, procura qualcosa di mai visto. Qualcosa di mai visto. E noi ce lo scordiamo perché ci siamo dentro. È come quando uno è a casa, vero? Se uno a casa ci sta bene, vero? Questo vale non solo per le donne, anche per gli uomini. Forse più per le donne. Comunque, se uno a casa ci sta bene, poi si scorda che fuori c'è il mondo, vero? È nel senso che uno sta sistemando i tappeti, poi cucina, ascolta la TV, radio domina, e poi si segue la catechesi, si scorda che c'è un condominio. Allora, perché vi dico quello? Perché noi viviamo dentro questo mondo, ce lo scordiamo che è un puntino così, guardate, così, questo mondo. Dove si sta svolgendo incredibilmente lo scontro di Armageddon, dello scontro finale tra le forze del bene e le forze del male, è un puntino nell'universo e c'è un asse terrestre, viene spostato da un meteorite o da un terremoto, diciamo, di proporzioni mondiali. E ci sono studi che io le riporto, andateveli a leggere, ma forse la prossima volta lo faremo, che parlano per esempio, di un terremoto nel Big One. Sapete cos'è il Big One? Il Big One è la costa occidentale della California, che arriva fin giù fino al Messico, al Nuovo Messico, e ha la forma di un grosso numero uno. Per questo è chiamato Big One. Bene, gli studiosi dicono che una delle regioni più densamente popolate del pianeta, lì c'è Los Angeles per intenderci, San Francisco, per fare solo due nomi, San Diego, Las Vegas, mi pare, così via dicendo,
è previsto un terremoto di proporzioni apocalittiche lì. Perché loro studiano diciamo come, non mi ricordo come la chiamino, insomma, la struttura tellurica, sanno già, non quando, ma sanno che a distanze non troppo lontane ci sarà un cataclisma di proporzioni spaventose. Di proporzioni. Quindi non è che le cose uno diciamo, le prevede così perché l'Apocalisse le lascia intendere. No, il pianeta è destinato prima o poi alla conflagrazione. Ecco, la grande città si squarciò. La grande città qual è? Quella dell'Anticristo, la società dell'Anticristo. Si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Quindi, quando sembrerà che a causa del caragma, del marchio, l'umanità sarà del tutto concentrata su quella cosa lì, va bene? Dio provvederà con qualcosa di mai visto a distogliere l'attenzione da quella roba lì perché c'è un'altra emergenza che si presenta. Capito? Cosa vuole dire l'Apocalisse? Che i piani degli uomini vanno in fumo, perché Dio li conosce, lascia che stiano lì attuandosi e poi interviene per farli fallire. Dio si ricordò di Babilonia. Attenzione, la seconda volta che torna la parola Babilonia, una prima volta nel secondo angelo dell'altra volta, vedo, è caduta Babilonia, ma in realtà sono anticipazioni perché veramente di Babilonia si parlerà nei prossimi capitoli. Per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti, quindi a Sicilia, per pazienza, i monti si dileguarono. E grandine, ma perché proprio le isole poi, non so io, pazienza. E grandine enorme, e qui c'è l'ultima immagine è sorprendente, la grandine enorme del peso di mezzo quintale, ma non esiste una grandine di mezzo quintale, è un'espressione, diciamo, parabolica, scrosciò dal cielo sopra gli uomini. E noi abbiamo visto e vediamo come il clima sia cambiato, ma non perché c'è l'inquinamento ambientale, c'è l'inquinamento morale, c'è il peccato che suscita la replica del pianeta, capite? E noi vediamo, per esempio, in Sicilia, quest'anno abbiamo avuto fenomeni da regione tropicale, i cicloni, come si chiamano quelle cose, i tornado in Sicilia, gli allagamenti, non si è mai avuto questo, sì, le piogge forti, torrenziali, ma mai allagamenti e diluvi, abbiamo visto in questo periodo, e ogni anno assistiamo a queste grandinate fuori stagione che distruggono i raccolti, c'è gente che perde tutto, e gli uomini, è la terza volta, bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, poiché era davvero un grande flagello. Bene, miei cari, allora adesso io, dopo avervi fatto questa, diciamo, presentazione ampia, voglio parlarvi del tema dei 3 giorni di buio. La quinta coppa, come abbiamo visto, che parla di tenebre, richiama il tema dei 3 giorni di buio, cioè scendono le tenebre sulla terra. Vi ho già detto che il tema, non occorre ribadirlo, è ripreso come background dal libro dell'Esodo, le 10 piaghe d'Egitto. Ma si tratta di un corollario, come quello che vedremo più avanti, del rapimento degli eletti, che sebbene fondato sulla scrittura, rimane peregrino e clandestino per i teologi ufficiali. Anche io vedo che i teologi esegeti, no, come Ugovanni, sarebbero tentati, io lo sento quello quando leggo i loro commenti, sarebbero tentati di parlarne, accennarlo. Ma temono di perdere prestigio perché non si sa perché vengono ritenuti temi, come dire, che tolgono appunto, non quotati, e quindi alla fine tacciono. Peccato perché se un Ugovanni parlasse di quello, immaginate voi, i 3 giorni di buio. Dei 3 giorni di buio si trova traccia in molti santi e mistici, San Gaspare del Bufalo, Santa Faustina Kowalska, le beate Anna Maria Taigi, Maria di Gesù Crocifisso, Elisabetta Canori Mora, Elena Aiello e la mistica Teresa Musco. Forse la più nota è la beata Anna Maria Taigi, che ha profetizzato il pontificato a un giovane Mastai Ferretti, Pio IX. Ve lo racconto perché è troppo bello da raccontare. Era Mastai Ferretti, Giovanni Maria Mastai Ferretti, era monsignore. Monsignore significa, monsignore, monsignore, sì, monsignore.
Lui arriva a Roma in carrozza, era giovane, poteva avere sì, 40 anni e rotti, forse anche meno, è sempre stato di proporzioni notevoli. E la beata Anna Maria Taigi era una mistica alla maniera di Natuzza, per intenderci, sapeva che sarebbe arrivato questo giovane monsignore, il quale scende dalla carrozza. Immaginate quella scena: la beata Anna Maria lo aspetta al varco e le va incontro, e le va incontro, e gli va incontro. E mentre gli va incontro, si inginocchia, gli bacia il piede, come era uso ancora per farlo col Papa. Santità! Voi a Roma finalmente! Oh, il signore si guarda in giro un po' imbarazzato. Fiola cara, io già dico tante volte, chissà che io come reagirei. Fiola cara, la prego, abbiate pazienza, figliola. Santità, vi aspetta una grossa croce. Siate forte, Santo Padre. Gli era ripetuto non so quante volte. Di lì a qualche anno, Giovanni Maria Mastai Ferretti diventava papa col nome di Pio IX, il più lungo pontificato della storia, 32 anni papa. Wojtyła Giovanni Paolo II 26 anni, ma lui 32 anni papa. Ecco, questa è la beata Anna Taigi. Allora ci sono diverse profezie di questa mistica, il cui corpo riposa nella chiesa di San Crisogono a Trastevere, a riguardo dei 3 giorni di buio. Il testo più noto dice così: Dio. E questa è lei, la Beata Anna. Ho detto quando è vissuta? Sì, 800, con Pio IX. Dio manderà 2 castighi, dice la Beata. Uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e altri mali, avrà origine sulla terra. L'altro sarà mandato dal cielo. Ecco qui, verrà sopra la terra l'oscurità immensa, immensa, che durerà 3 giorni e 3 notti. Io non sogno mai. L'ho sognato questo momento, non l'ho mai raccontato. Ho sognato questo momento in cui arrivavano i 3 giorni di buio, inaspettati per chiunque, anche per i più preparati. Io stavo passeggiando, ero a parlare con una delle figliole della Compagnia di Maria in un posto dove non so dove fossi, perché c'erano delle rocce a strapiombo, molto belle però da guardare. Stavamo camminando, a un certo punto con uno schiocco di dita. Subito era giorno, subito è divenuta notte fitta, ma non la notte come la conosciamo noi. Notte fitta significa che non ci si vede l'uno accanto all'altro. E dice la Beata, verrà sopra la terra l'oscurità immensa che durerà 3 giorni e 3 notti. Nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale e recherà danno, sebbene non esclusivamente ai nemici della religione, cioè Anna Maria Taigi dice che sarà un momento nel quale il buio totale scende sulla terra. Ancora una volta, come in tutta la trama dell'Apocalisse, dobbiamo muoverci su un piano di equilibrio tra la lettura simbolica e quella reale. Si tratta di giorni realmente bui o di giorni in cui non ci sarà più la luce della fede a causa dell'apostasia dilagante? E quindi in quel caso 3 giorni sarebbe solo un'espressione anche quella cronologicamente simbolica. Giustamente scrivo qui, difficile rispondere a questa domanda. Anche se saranno 3 giorni di buio. In realtà, proseguendo nella lettura delle profezie della beata Anna Maria Taigi, il senso letterale resta dominante. Io credo che dal cielo si arrabbiano se poi noi esageriamo con la lettura simbolica, perché a forza di simboleggiare tutto corriamo il rischio di diventare modernisti. Guarda cosa dice la Beata, durante questi 3 giorni, quindi è qualcosa di concreto, la luce artificiale, quella che ci permette di vedere mentre c'è buio, sarà impossibile. Infatti si parla necessario di comprare le candele, 3 candele benedette ed esorcizzate, perché non ci sarà luce artificiale. Arderanno soltanto le candele benedette, eccole qui. Perché devono essere 3? Chi l'ha detto che sono 3? Non l'ho trovato scritto, pur facendo un'enorme ricerca, da nessuna parte. Allora credo che si sia imposto il numero di 3 candele, perché 3 sono i giorni di buio. In realtà le candele benedette ed esorcizzate faranno luce, perché non c'è luce, sarà luce, sarà un cortocircuito mondiale, qualcosa di inaspettato. Dobbiamo crederci a queste cose. Del resto, quando a me mi parlavano di un marchio che l'umanità andava a farsi volentieri, pur sapendo che non serviva, qualche tempo fa, io me la ridevo, poi
Poi mi sono ricreduto. Quindi è tutto vero quello che leggiamo. Durante tali giorni di sgomento, dice ancora la Beata, i fedeli dovranno rimanere nelle loro case. Qui non ho il tempo di citarvi altre profezie che dicono che i demoni, sotto forma di familiari rimasti esclusi, busseranno pur di entrare. Ma evidentemente, questo lo dice la Beata Anna Maria Taigi, ci sarà qualcosa che appesta l'aria. E appesterà l'aria e quindi non si potrà ottenere che entrino. Incredibile questo. E dice la Beata che bisognerà rimanere a casa a recitare il rosario. Beh, questo già lo è tutto sommato un po' a chiedere misericordia a Dio. L'aria sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni specie di orribili forme. Cioè, durante i 3 giorni di buio, noi rimasti in casa con le candele accese, guardate che non è uno scenario. I modernisti ci ridono addosso, sono solo canzonette per loro, ma io vi prego, ve lo dice uno che solo ha cambiato idea, e lo sapete, quando ha scritto il libro, perché si è misurato con queste cose, pensando che fossero peregrine. A me non so a voi, a me mi danno coraggio invece, perché quando una vita come quella mia è così esposta, no? È sul limite, eccetera, e sa che accadranno queste cose, quasi, quasi, non so come spiegarvelo. Si aspetta l'attuazione poi, no? E quello è il tempo in cui noi a casa, se ci vogliamo affacciare per vedere come va nel buio fitto, e sarebbe meglio non farlo, vedremmo i demoni che si girano per l'aria pestifera. Mamma mia, quello che ci attende. Sono le coppe dell'ira di Dio, del resto. Nel diario della Beata Elisabetta Canori Mora, è più o meno contemporanea di Anna Maria Taigi, troviamo descritto il buio riferimento al giudizio finale. Dice: il cielo si ammantò di nera caligine, scoppiando i fulmini più tremendi, dove incenerivano, dove bruciavano. La terra, non meno che il cielo, era sconvolta. I terremoti più orribili, le voragini più rovinose facevano le ultime stragi sopra la terra. In questa guisa furono separati i buoni cattolici dai falsi cristiani. Dunque, la possibilità che realmente il cielo si oscuri e che l'umanità, prima del giudizio ultimo, rimanga nelle tenebre cosmiche non è da rigettare tutto e noi dobbiamo prepararci. Dobbiamo fare in modo che le nostre case rimangano benedette, consacrate, immagini sacre, icone, le icone. Riempite le vostre case di icone. Il volto santo di Gesù sarà decisivo durante i 3 giorni di buio. Noi lo guardiamo, il volto santo di Manoppello ci darà coraggio, ci darà forza. L'acqua benedetta, l'incenso, le candele, i sacramentali. Capite? Perché l'aria sarà appestata dai demoni. E che caspita, quante cose anche ancora avrei voluto dirvi oggi stesso su questi 3 giorni di buio, ma sono già le 10:15, dunque, cosa dicono gli altri? In particolare la mistica Marie-Julie Yaenni, che è poco conosciuta, ma che ha parlato forse più di tutte le altre di questi 3 giorni di buio, in cui si chiede proprio di tenere le candele accese. Lo vedremo la prossima volta, a Dio piacendo. E su tutti voi invoco la santa benedizione del Signore. Procuratevi le candele per tempo. Non pensiate che questa roba è cinematografica. Queste cose realmente stanno per accadere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.